Niente attrezzature elettriche, caro. Benvenuti nella nostra nuova casa! Nel caso vi foste appena sintonizzati, io sono Barbie Roberts e sono così emozionata che non so neanche da che parte cominciare! E se cominciassi da qualche scatolone? Ops, scusate, perché no? So fare molte cose contemporaneamente. Lui è Ken, migliore amico nonché vicino di casa da sempre. Dall'ultima volta che hai traslocato? Sì, da quando siamo venuti a Malibu. E oggi, quasi 10 anni dopo, la mia famiglia si trasferisce finalmente nella nostra nuova casa dei sogni, che è esattamente sullo stesso terreno della nostra vecchia casa. Su un antico cimitero di pirati. Stacy, nessun fantasma con una gamba di legno qui, ma, ed è interessante, tutti abbiamo contribuito alla progettazione. La mia stanza è la più bella! Avete sentito bene? La stanza di Skipper e Stacy è la più bella di tutte. Ma aspettate di vedere la mia stanza. Perché vuoi dirmelo sul tappeto elastico? Perché questo programma è ancora più adatto al tuo incredibile talento! Si chiama L'ultimo pasticcere! È una sfida di pasticceria estrema! Oh, cosa? Stai scherzando, vero? No, è su internet! È uno di quei programmi in cui vieni sparata in aria da un cannone e devi aggrapparti a una corda scivolosa sopra ad una fossa piena di alligatori per suonare la campanella! Solo che qui si cucina e non ci sono alligatori! Non è detto! Stacy, è un'autentica follia. Intanto, quello è uno di quei programmi per persone che sono molto coordinate. Crema solare in arrivo! Wow! Ha parlato quella che sa fare 17 cose contemporaneamente. In fondo, perché no? Oh! Ohio! Avrei voluto partecipare io, ma chi voglio prendere in giro? Sei tu l'artista della famiglia in cucina? Sei fatta per queste cose, Barbie? Ehi, quando ha ragione, ha ragione. E dato che tu sarai una sfidante, potrei avere un coach in panchina e quella sarò io. Stacy, tu sei nata, coach! Noi potremmo vincere! Ciao, ragazze! Ciao! Ciao! Hola! Non riesco ancora a credere che vedremo un film nel parco mentre ci divertiamo sul camper. È vero? Sono così elettrizzata. Non avrei nient'altro di meglio da fare. Ehi, quindi cos'era quel messaggio con 18 milioni di punti esclamativi su Skipper che fa la babysitter? Ciao ragazze. Di quale messaggio parlavate? Beh, ecco. Dovevo condividere la grande notizia con i punti esclamativi, che erano solo 5, e informarle che sei alla tua prima esperienza come babysitter. Cosa? Skipper? Babysitter? Già, non lo trovate grandioso? È una cosa impensabilmente forte! Grazie, sono pronta a iniziare. Sì, ecco mia sorella! Calma, distaccata e controllata. Possiamo andare? Ho già scelto un punto pazzesco dove parcheggiare. Pronte, via! Andiamo! Ciao, Skipper! Ciao, Barbie! Lei è la piccola Bongo. Oh, questa bella cucciolotta è così tenera! Beh, grazie.
Penso che ti darà parecchio da fare insieme a questo ometto. È un vero terremoto. Ah, ma guarda un po' qua. Ce ne sono due. Ho detto a tua madre che si sarebbe aggiunto anche Johnny. O forse no. Beh, ad ogni modo, ci sentiamo più tardi. Divertiti al parco. Non volevo andar via, ma Skipper non mi chiedeva di restare. Che cosa potevo fare? Non volevo farla sentire incapace, ma... Diciamo soltanto che non avevo un buon presentimento su di loro. Era una giornata fantastica a Malibu, di quelle che non potrebbero iniziare meglio. Ups, colpa mia! E poi vanno ancora meglio. Non posso crederci! Non fa niente, non avevamo bisogno di quella canzone per divertirci. No, il disco non c'entra. DJ Chipshot si è slogato il polso mentre faceva qualche scratch di troppo. Sapete, il DJ a cui apro sempre le serate vuole che lo sostituisca al Fun Fling. Wow, il Fun Fling! Il gigantesco festival di musica nel deserto! Oh, quello con migliaia e migliaia e migliaia di persone! Daisy, stai per esibirti per più di tutti gli abitanti di Malibu. Ok, ho capito. C'è tanta gente. Magnifico! Come si fa a fischiare come fanno i tifosi? Vorrei tanto saperlo fare. Daisy, è strepitoso, vero? È il tuo sogno. E finalmente potrò dire che ti conosco da quando... Questo è il quando! Creerò per te un look pazzesco. Qualcosa di vistoso, ma non accecante. Ok, forse anche accecante. Io farò quella che si tuffa dal palco. Attenzione di sotto! Sapete questo cosa vuol dire? Si parte! Si parte! Woohoo! Con il camper di Barbie! Sì, niente di meglio del camper dei sogni! In casa regnava la pace quando... posta in arrivo! E vai! Chelsea! È arrivata la mia palla da discoteca luminosa? No, ma se stai cercando qualcosa di veramente strano, c'è questa busta con un robot gigante sopra. Hai detto un robot? C'è una busta con sopra un robot? Sì, sembra un robot. Tieni, guarda tu stessa. Non ci credo, c'è davvero un robot lì dentro? Ma no, è solo una lettera per dirmi che il mio progetto è in finale per il Congresso Nazionale di Robotica. State a sentire. La società Roboticon è orgogliosa di comunicarle la sua gradita partecipazione alle finali di robotica che si terranno nel prossimo weekend. Oh tesoro, è semplicemente meraviglioso. Cosa significa esattamente? Significa che il mio progetto di scienze potrebbe trasformarsi in un vero e proprio robot durante il congresso robotico più importante del paese che si terrà questo weekend. Questo weekend? Sapete una cosa? Non è che poi mi piacciono così tanto questi vecchi robot. Fino a poco fa saltavi di gioia quando hai aperto quella lettera. Sì, ma voglio dire, non è che la robotica salverà il mondo o cose del genere. Certo, a meno che tu non voglia esplorare nuovi pianeti o... O salvare la vita con un intervento di chirurgia robotica. Non mi perderò il vostro 20° anniversario. Se no, chi organizzerà tutto e chi si occuperà degli addobbi e... Pronto? Posso pensarci io. Quanto sarà complicato organizzare una di queste due festicciole? Facciamo in modo che la fatina dei tetti venga a trovarla e che questa sia per Chelsea un'esperienza indimenticabile. Riconosci quello sguardo? Ogni resistenza è inutile. Conta su di noi. Bene, allora chi è che ha un pinguino in casa? Ok, quindi nessuno ha un pinguino. Non c'è problema. Faremo in modo che si percepisca la presenza del dottor Ernesto. Come? Forse facendo il tipico verso del pinguino delle rocce? Tipo... Ah, oh, ah, oh, ah, meglio uno che sembri meno strozzato, ma ci siamo quasi. Ok, ora passiamo agli altri dettagli, tipo i petali di rosa e la musica del flauto fatato. Ok! Ragazze, qui ci vuole il grido di famiglia, altre! Uno, due, tre! Woohoo!
tazza è piena di petali rosa. Sul serio? Wow! E ce ne sono anche di sotto. Li avrà lasciati cadere la fatina dei tetti. Wow! Può darsi! Allora, la sapete la novità? Papà! È forte, vero? Domani sera ci sarà l'equinozio. Mi sto soltanto scaldando. Cos'è l'equinozio? Equinozio è quando il giorno e la notte hanno la stessa durata e persino le uova percepiscono l'armonia delle sfere celesti restando in equilibrio da sole. Oh! Io e papà abbiamo una tradizione. Da anni usciamo a mezzanotte a guardare le stelle cadenti e le uova che restano in equilibrio. È forte! Beviamo cioccolata calda e mangiamo pizza al curry con le uova mentre papà fa un sacco di terribili battutine. Terribili? Tu adori le mie battutine. Solo che non ho più 6 anni, papà. Ehi, io ho 6 anni! E si può sapere perché non me l'avete mai detto? Oh! Ah, ma forse perché dormivi quando uscivamo? Sì, è la nostra tradizione padre-figlia. Ad esempio, Stacy e papà fanno sempre gli equilibristi nelle feste in spiaggia. Oh, ehi! Ta-da! E al secondo posto si classificano George e Stacy Roberts! Secondi? Secondi? Chi è arrivato prima di noi? Si può competere con quello? Oppure Skipper e papà in primavera vanno sempre alla fiera della tecnologia. È una cosa fantastica! Anch'io voglio una tradizione con te! Ma certo! Dopo aver messo a posto la spesa, ci facciamo venire qualche idea. Sì! Barbie aveva la tua età la prima volta che siamo usciti per l'equinozio. Sei pronta per domani, vero? Oh, certamente! È la mia serata preferita dell'anno!